Mattinata con salvataggio di animali in difficoltà per una squadra di vigili del fuoco specializzata per interventi in acqua, un intervento di certo bizzarro, almeno per quanto riguarda i protagonisti da soccorrere in tempi rapidi, vale a dire due cani meticci di piccola media taglia e una nutria selvatica, tutti e tre rimasti intrappolati in un canale artificiale di scolo nel territorio di Montegalda, in prossimità di una griglia. A chiamare i pompieri di Vicenza sono stati dei passanti in via Borgo che poco dopo le 7 erano stati attirati dai guaiti che provenivano dall'area di scolo. Una donna che stava passeggiando stamattina con il proprio cane al guinzaglio in particolare ha voluto andare a fondo per scoprire da dove provenivano i lamenti. Alle 7.30 una squadra del 115, rinforzata da un operatore SAF del nucleo speleo fluviale, si è occupata del recupero dei due medici che presentavano alcune ferite alle zampe. Cuccioli erano parecchio spaventati, come raccontano i pompieri, e sono stati affidati a una struttura qualificata per le cure a accuditi. Anche il roditore, la nutria, è stato salvato e liberato. Sul posto un incaricato del servizio veterinario dell'Ulss Otto Berica che ha preso in carico gli animali domestici.